Se voi lo diciamo lo amalgamate con un po' di chiara d'uovo, un po' tipo la cartapesta, per farci capire, potreste far giocare i bambini e prepararli per la Pasqua e magari fare un po' di cestinetti di questo tipo qua. Ma dai, per poi mettere le uova. Wow, okay. Ma che bella questa invenzione. Beh, non è male, eh. Quindi, signora a casa, non buttate via niente, anche con gli scarti alimentari possiamo fare delle grandi cose, infatti ti stanno osservando di più adesso, per i nostri bambini. Allora, soprattutto ora che sono in casa e non sanno che fare, poveri. Sì, no? Esatto, quindi fateli giocare anche e soprattutto con la cucina. Ripeto, domani ci sarà la nostra mamma in cucina, Natalia Catelani. Vai col pancake. Allora, questo era, diciamo, era il procedimento per quanto riguarda la parte più sostanziosa, perché poi il procedimento del muffin è molto semplice. Dobbiamo mettere nella nostra ciotola per l'immersione, sì, la patata dolce, che ovviamente voi sapete non è un tubero ma una radice, per cui la buccia è molto sostanziosa, sì, quindi ben lavata. Io l'ho fatta con la buccia, la patata, sì, dolce, sì, la patata. Esatto, la patata, esatto. La mettiamo insieme a gli scarti di carciofo che abbiamo cotto prima. Sì. Poi guarda, qui non abbiamo finito il discorso sugli scarti, perché ovviamente io l'altro giorno con questi carciofi mi sono fatto dei bei carciofi alla giudia. Quindi i gambi più lunghi, quelli che non ho messo, diciamo, in frittura, me li sono fritti.